Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Jess e qui parliamo di libri. Sto per iniziare Funny Story di Emily Henry e per aver fatto questo libro gigantesco, ma è il secondo libro in realtà che io leggo di Emily Henry. Avevo letto qualche anno fa un suo libro, però tradotto in italiano. Gli avevo dato, se non sbaglio, 4 stelle, però ad oggi non è che me lo ricordo granché. Quindi vediamo, siccome ultimamente di Emily Henry se ne stra ultra mega parla e soprattutto si parla di Beach Read e di Book Lovers, ma ultimamente questo è il suo ultimo uscito e se ne sta parlando tantissimo. Sembra piacere a praticamente chiunque, quindi vediamo. È la storia di questi due, come si chiamano? Miles e Daphne, se non sbaglio, e di come vengono abbandonati, fondamentalmente lasciati dai rispettivi partner perché si sono innamorati tra di loro, e di come appunto inizia, da quello che ho capito, un'amicizia, una convivenza, e poi nasca l'amore tra di loro. Quindi vediamo come va. Al momento non l'ho iniziato, l'ho solo diviso ogni 100 pagine, così da ricordarmi di aggiornarvi ogni 100 pagine, perciò ci vediamo alla pagina 100. Stamattina mi sono svegliata alle 6:30 perché qualcuno stava buttando il vetro praticamente dietro la finestra della mia camera e ho continuato a leggere Funny Story e sono arrivata a pagina 200, che è l'inizio del 18° capitolo, e ho capito dov'è il mio problema con Emily Henry, ossia: mi piace il suo metodo di scrittura, mi piace come scrive, ma non mi rimane impresso. Non c'è niente di questa storia che non mi piaccia, però al tempo stesso non c'è niente di questa storia che io mi ricordi. Nel senso, tipo, ieri sera ho letto fino verso le 11:30 all'incirca. Stamattina, quando sono andata a riprenderlo, non avevo tutta questa memoria di quello che effettivamente era successo. E non solo perché era sera, perché mi è successo pure ieri pomeriggio la stessa cosa, quindi probabilmente le sue storie non mi rimangono particolarmente impresse. Fatto sta che comunque mi mancano 184 pagine e sono super curiosa di vedere come vada a finire, perciò lo finirò, però non lo vedo essere un libro da più di 3 stelle. Potrei cambiare idea nelle prossime 184 pagine? Sì, quindi vediamo. Non ho un grandissimo aggiornamento. Loro si sono trovati, hanno scoperto di avere dei sentimenti l'uno per l'altra. Sono arrivata a pagina 301, che è l'inizio del 29° capitolo, e ho capito qual è il mio problema con Emily Henry, ossia: mi piace come scrive, mi piacciono le storie, però non saltano fuori dalla pagina, cioè non sono persone vere. Per quanto mi riguarda, non riesco a immaginarle nella realtà, e penso sia proprio il problema tra me e la scrittura di Emily Henry, perché questo libro piace a un sacco di persone. Quindi per il momento continuo a pensare che sarà sulle 3 stelle. Mi mancano 80 pagine, però, perciò vediamo. Allora, avrei preferito mettermi fuori, ma c'è il sole che spacca le pietre, dove di solito mi metto a registrare, perciò vi beccate questa ripresa interna, tra l'altro in costume, perché stiamo aspettando degli amici per poi tornare al mare. E nel frattempo, vedete la mano di mio figlio ogni tanto che appare, ma nel frattempo ho finito Funny Story. Alla fine gli ho dato 3,5 stelline, e come vi dicevo, il problema con la scrittura di Emily Henry è che non mi salta particolarmente fuori dalle pagine. È una bella storia, molto fruibile, molto tranquilla, però ho amato la prima, come si è aperto il libro e come si è chiuso il libro, però è un libro nella media. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!